come si diceva prima, è vero che si muovono, inizia a muoversi nuovamente qualcosa, ci sono assemblee nazionali in Italia e c'è la consapevolezza che si sta diffondendo che le misure che sono state adottate anche da ultimo da questo governo, anche da questa legge di stabilità, sono un'elemosina da una parte e dall'altra riproducono scelte che sono sbagliate dalla legge. Dobbiamo essere consapevoli che non c'è semplicemente un problema di rifinanziare l'università e la ricerca, peraltro problema che è disconosciuto come è evidente, tranne quando si sceglie di privilegiare un istituto come l'IT con 1,5 miliardi di euro in 10 anni senza alcuna valutazione che deve essere ricordato bene prima dalla Valpelluccia. Il problema è che nel taglio che è avvenuto dal 2008 ad oggi sono state privilegiate alcune aree, cioè la distribuzione dei tagli è stata differenziata tra aree e aree e c'è un costante drenaggio di risorse da alcuni atenei verso altri atenei, da alcuni enti di ricerca verso altri enti di ricerca, in particolare il caso dell'IIT, se così si può definire. Queste cose vanno dette con chiarezza, perché siamo arrivati al punto che si fanno i conti di quanto tempo ci vorrà perché chiuda l'università di Cagliari piuttosto che quella di Messina. La responsabilità è sulle spalle di tutti. Allora, noi non possiamo andare con il cappello in mano a chiedere il raddoppio dei posti per i ricercatori a tempo determinato di tipo B. Per carità, sacrosanto, rilanciamo con proposte altre, come giustamente viene fatto in questa assemblea, ci vogliono migliaia di posti, però per sostenere queste rivendicazioni bisogna scendere in campo, bisogna mobilitarsi. Perché l'alternativa, guardate, è semplicemente accettare quello che è già accaduto, perché è già accaduto. Allora, dal 2008 ad oggi c'è stato un silenzio assordante di una parte rilevante dell'Accademia. Assordante. Adesso i buoi sono scappati e forse tardi. Non possiamo credere che i segnali di disponibilità siano autentici. C'è una sostanziale non indifferenza da parte del sistema produttivo nei confronti della ricerca, ignoranza, disprezzo che peggiora questa situazione, la legittima. È indispensabile che da queste aule e fuori da queste aule si riprenda la parola. Si diceva prima bloccare l'inizio dell'anno accademico, comunque iniziare a pensare a qualcosa. Va bene il dibattito pubblico, questa è una bella iniziativa partecipata e meno male che c'è, ce ne sono state altre, ce ne saranno altre, ma non è pensabile che riusciamo a invertire una tendenza che è uno stato di fatto senza mettere in campo delle iniziative di mobilitazione.